Buonasera dai microfoni di RDR Radio 1, circuito Spreaker Podcast Player da parte di Antonio Milano per M91, il taccuino di Serie C Lega Pro 2023-24, prima giornata. Riassunto e classifica Girone C. Siete collegati anche con Antenna Romana 1 tramite il circuito online radiobox.com e con poi naturalmente sempre attraverso il circuito Spreaker Podcast Player con RSE e Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria in streaming, e ancora una volta attraverso il circuito web radio associate con Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, JoSavn. Vi parliamo anche grazie alla redazione giornalistica e sportiva, grazie anche al collegamento con la redazione di Napoli di radiovacanze.com, altro circuito di supervisione. Buonasera a tutti da parte di Antonio Milano. Siamo al riepilogo di questa prima giornata che vede solamente un rinvio a mercoledì 27 settembre della partita prevista per quest'oggi alle 20.45 di Casertana Monopoli. Per il resto il calendario prevedeva il seguente programma: Catania Crotone, Giuliano Sorrento, Audace Cerignola, ACR Messina, Avellino Latina, Monterosi Tuscia, Juve Stabia, Potenza Brindisi, Taranto Foggia, Turris Benevento, Virtus Francavilla Picerno. Con il rinvio a mercoledì 27 settembre, sempre alle 20.45 di Casertana Monopoli, tutte le altre partite sono state giocate con due anticipi. Venerdì sera alle 19.45 Catania Crotone, terminata 1-0 allo stadio Angelo Massimino di Catania con il fischietto di Simone Galipò della sezione di Firenze e la rete segnata al 66esimo minuto da parte di Alessio Tribuzzi. Tra poco sentiremo anche le emozioni di mister Zauli nel post gara. Giuliano Sorrento era l'altro anticipo di venerdì, terminato con la vittoria del Giuliano nel stadio di casa grazie alla rete di Nocciolini segnata al 64esimo minuto. Per quanto riguarda le partite di sabato delle 20.45, praticamente erano due: Audace Cerignola, ACR Messina, terminata 2-2 con il fischietto di Simone Gauzolino. Le reti sono state segnate con l'arrivo del 28esimo minuto da Tropea, che apre le marcature per conto del Messina, pareggio due minuti dopo da parte di Malcore per l'Audace Cerignola, che poi va in vantaggio al 49esimo con lo stesso Malcore, e poi due minuti di recupero dal 90esimo segna Marco Firenze la rete definitiva per il pareggio della CR Messina. Risultato dunque 2-2. Ricordiamo che il fischietto della partita Giuliano Sorrento era quello di Leonardo Mastrodomenico. L'altra partita di sabato delle 20.45 era Avellino Latina, terminata 2-0 con il Latina che spugna il Partenio di Avellino. La dirigenza era affidata a Diop Abdullaye,
e le reti sono state segnate al 27esimo del primo tempo da Fella e il raddoppio del Latina arriva al 90esimo con Fabrizi. Le partite di questa domenica: Monterosi Tuscia, Juve Stabia terminata 3-1 per la Juve Stabia sul Monterosi Tuscia, diretta da Antonio Di Reda. Le reti sono state segnate al 48esimo da Candellone su calcio di rigore. Il pareggio momentaneo del Monterosi Tuscia arriva al 55esimo, poi è al 68esimo Leone a portare in vantaggio la Juve Stabia, che porta a 3 le marcature con Baldi al 73esimo. Potenza Brindisi. Le partite tutte giocate alle 20:45, terminata per 2-1 a favore del Potenza con il fischietto di Dario Di Francesco. La rete per quanto concerne la partita, le reti sono state segnate al 56esimo da Volpe per il vantaggio del il secondo vantaggio del Potenza sul Brindisi. Non abbiamo tutti i marcatori, ma possiamo dirvi che c'è stato un rigore sbagliato da Caturano al 55esimo da parte del Potenza. Per quanto concerne il derby pugliese dello stadio di Taranto contro il Foggia, la partita è terminata 2-0 con il fischietto di Alberto Ruben Arena. Le marcature sono arrivate al 65esimo con Antonini e all'85esimo con Canutè. A Torre del Greco la Turris batte le streghe del Benevento per 3-1. Il fischietto è stato affidato a Mario Perri. Va in vantaggio il Benevento al 14esimo con Pastina, al 30esimo su calcio di rigore pareggia Maniero, che poi permette alla Turris al 33esimo di andare nuovamente in vantaggio con Hum, e all'87esimo la rete che sigla la vittoria definitiva della Turris per 3-1 e di Dauria. Virtus Francavilla Picerno. Lo stadio di Francavilla viene sbancato dal Picerno per 1-0. La rete segnata da Diop, mentre il fischietto della dirigenza è stato affidato a Gabriele Sacchi. Per effetto di questi risultati, in attesa del recupero di Casertana Monopoli previsto per mercoledì 27 settembre, la classifica provvisoria: Juve Stabia, Latina, Turris, Picerno, Crotone, Giuliano, Potenza e Taranto a quota 3 punti, a quota un solo punto ACR Messina ed Audace Cerignola. Tutte le altre squadre, da Monopoli, Casertana, Benevento, Sorrento, Catania, Foggia, Brindisi, Virtus Francavilla, Monterosi Tuscia e Avellino, ferme a 0 punti. Ed è arrivato il momento di poter sentire le emozioni di Mr. Zauli,
che ieri non avevamo a disposizione nei commenti finali della partita ieri e l'altro ieri, i commenti di Mister Zauli nel post-gara di Catania-Crotone. Volevamo prestare più alto perché è il nostro DNA, ci piace farlo, perché penso che questa palla in campo, però la qualità del Catania, l'uomo in più dietro del Catania, compreso il portiere, non ci ha permesso di essere così aggressivi. Quindi noi volevamo farlo e la qualità del Catania in palleggio, la qualità del numero dietro non ce l'ha permesso. Abbiamo provato a far parità con un centrocampista e ci siamo riusciti saltuariamente. E quindi viceversa, se non riesce a essere aggressivi in avanti, si riesce a trovare una compattezza qualche metro più basso. La squadra l'ha trovata, ha giocato in questa maniera, palleggiato saltuariamente, anche questo dobbiamo migliorarlo assolutamente per quanto riguarda le nostre caratteristiche. Però siamo stati fortunati in qualche episodio, senza dubbio, ma fa parte del gioco. Questa è una partita dove dentro c'erano tanti giocatori ottimi, abbiamo trovato un bellissimo gol. Siamo stati fortunati in altre occasioni, però diciamo che venire a Catania la prima, dopo una promozione dell'anno scorso, una proprietà che fa tutto quello che fa, con 13.000 abbonati a passa, se non erro, nelle prime settimane, trovarsi davanti a 20.000 persone in Lega Pro non è semplice, quindi per noi questo risultato ce lo teniamo stretto e analizzeremo quello che ci sarà da migliorare, però è un risultato veramente importante. Faccio complimenti ai ragazzi, che è vero che forse non siamo stati in altre partite, siamo stati belli, però questo spirito di sacrificio veramente a tutti e la voglia di portare a casa il risultato. Così, e queste le emozioni di Lamberto Zauli alla fine di Catania Crotone. È tutto per avervi commentato gli esiti, quindi riassumendo i risultati e di conseguenza anche fornirvi la classifica della Serie C Girone C Lega Pro 2023-2024 dopo la prima giornata. Complimenti al Crotone, primo in classifica in condominio con altre squadre, e forza, forza Crotone, avanti così. Per quanto concerne M91, il taccuino di Serie C, Girone C, Lega Pro, è terminato qui, diciamo, questa prima edizione di il taccuino di Serie C. E di conseguenza vi diamo appuntamento a domenica prossima, ma prima di darvi l'appuntamento e i saluti finali vi ricordiamo sicuramente il calendario previsto per le partite di Serie C Girone C per la seconda giornata. Si comincia sabato 9 settembre alle 18.30 con Sorrento Audace Cerignola, sarà la volta di domenica 10 settembre alle 20.45 di Brindisi Catania Crotone Turris, Latina Potenza, Monopoli Monterosi Tuscia, e lunedì 11 settembre di Picerno Taranto, Benevento Virtus Francavilla, Foggia Giuliano, Juve Stabia Avellino, ACR Messina Casertana. È tutto per questa sera, vi ricordiamo che ci potete seguire anche sulla pagina Facebook di Fracalcio e Realtà The Original, su Twitter, sui canali alternativi proprietà di RDR Radio 1, di YouTube, il canale Spreaker e il canale bis Riccardino 23, lo storico
bis a Riccardino 23. Grazie per l'ascolto, buonanotte a tutti da parte di Antonio Milano e a domenica per quanto concerne i commenti pre e post partita con la sintesi e le azioni più salienti di Crotone Turris in programma allo stadio Ezio Scila alle 20.45 di domenica 10 settembre 2023. Buonanotte a tutti da parte di Antonio Milano.